Come faccio ad arrivare dal robo lì? Mannaia. Aspetta un attimo, ma quando non avevo aperto? Non avevo aperto il passaggio io lì? No? Ah, qua forse. Allora, dovrebbe essere qua sopra. Ah, c'era l'orco che rompeva. C'era l'orco che rompeva, non potevo andare avanti, vero? Qua. Via libera. Quel drago starà tremando come una foglia, credo. Stamagnà. È vero, Quando cacchio. ci avvicineremo al drago, si vince o si muore. Chiaro? Sì, padre. Poi noi risuscitiamo, però quello è un altro discorso. Uccidi il drago. Ah, sarebbe. Mangia carcasse. Dove stai sparando, Treus? Monster Hunter? Posso ferriarlo? Cosa? E via, bel destro. Uno. Due. Tre. Aia, cambia arma. Quattro. Cinque. E sei. Boom. Il sette l'abbiamo fatto. È mio. Ah no, non è mio. No, no, non era mio. Va bene, devo capire se fa danni di fuoco o meno. O ghiaccio, a sto punto. Poi è blu. No, ok, mi sembra di ghiaccio. Stai calmo. Calmo. Vedi, c'è sta roba di ghiaccio. Treus. Adesso è merda. Fa un botto di danno. Piano, piano, cacchio. Adesso posso perriarlo quello. Vieni qua. Dammi una mano. Allora, il ghiaccio quando fa quell'attacco lì è laterale. Ma che dici? Cioè, posso attaccarlo lì quando fa quell'attacco? Oh, interessante. Dov'è? In alto. Oh, l'ho preso! Godo! Godo! Non godo. Non godo più. Però posso attaccarlo alla gola. C'è tipo un coso giallo qua. È affetta. È affetta. Ragazzo, 3 mi piace, fermi un attimo. Sto 3 mi piace. Mannaggia. Ferma. Ferma. Sto 3 mi piace. Sto 3 mi piace. Sto 3 mi piace. E godo. Boia, guarda lì che figo che è. Guarda gli occhi. Sistemato. Direi. Nemmeno quell'orco si alzerà facilmente, credo. Senti, quell'orco. animali, sono sollevati. Forse usciranno dai loro nascondigli. Direi che abbiamo ridotto un po' la popolazione draconica di questo cratere. Posso già sentire la differenza. Gli animali da preda sono meno spaventati. Allora, in realtà c'era una cosa che volevo fare, ovvero quando Mimir dice al collo, perché tipo c'ha l'illuminazione dorata, ovvero quella della lancia, mi sarebbe piaciuto colpirlo. Non ce l'ho fatta.
È tipo troppo rapida come cosa e troppo improvvisa, quindi non capisco quando effettivamente è da sparare o no. Cioè, quando appare il momento per usare la lancia. In teoria dovresti tipo averla sempre sotto mano. A sto punto è l'unica cosa che mi viene in mente. Allora, ascolta un attimo. Io ho fatto, o almeno, ho fatto il drago. Qua c'è tutto un altro mondo da fare. Birgir è chiaramente da salvare. Alla luce del sole, che cacchio è? Il mangianime. Cos'è che avevano detto riguardo il mangianime? Non mi ricordo, ho andato qualcosa. Comunque, penso che qua quest'area l'abbiamo. Là c'era la cacciatrice. Quest'area l'abbiamo, penso, ripulita. Voglio tornare un attimino nella piazza centrale. Senti, Mimir, quindi come lo catturarono, Garm? Perché Ho appena c'erano sentito. i tornadi. Attirò la bestia in un luogo sicuro e la mantenne distratta facendole mangiucchiare il suo braccio. Quando gli furono messe le catene e la porta per Elaim fu aperta, Garm staccò di netto il braccio a Tyr per punirlo. Cosa? Ma a Tyr non manca un braccio. Beh, poi gli è ricresciuto. È un dio pieno di risorse, dopo tutto. Ma va bene, tipo Junior. Adesso ci siamo. Fammi vedere un po'. Io devo andare dall'altra parte. Adesso c'è tutta l'acqua. Ok. Oddio. Vi prego un momento. Cosa vuoi? Tanto ormai. Dove l'hai rubato Che questo? ricordi del giorno della tua morte? È tutto annebbiato. Ero nervoso. È nervoso? Con questa spilla volevo chiedere in sposa la mia amata. Vi prego, vi imploro, aiutatemi, restituitemi la memoria. Così potrò dirvi tutto ciò che so di quel giorno. I tuoi resti, dove sono? Ero di guardia. Vedevo la valle. Ho il terreno. Altre Sì, montagne. Ho provato a schivare una colonna che stava cadendo. Ma non ce l'ho fatta. una colonna che Un stava altro spirito cadendo. esiliato dagli Aesir. Odino sarà stato davvero furioso quando Freya l'ha lasciato. Odino non intendeva fermarsi. Per questo ha mandato Thor. E che dici di Fey? Avrà sfidato Thor? Oppure Odino? Chi lo sa, ma la verità ci attende, fratello. Sì, a me fa ridere il fatto che quel giorno tutti dovevano far qualcosa. Oh, cacchio, ma sono sotto il cristallo? Sono sotto roba. Prima o poi arrivo. Adesso Birgir, veramente non capisco perché ogni volta che faccio un passo mi perdo da qualche altra parte. Tipo adesso, però quello poi. Cioè, io vorrei arrivare di là, ma non posso. Questo è il drago, infatti. E no, stavo pensando che quel giorno lì tutti dovevano fare un botto di roba. Tutti. Cioè, tra tutti i giorni che potevano scegliere, dovevano farlo quel giorno. Sta roba è incredibile. La sfiga che possono avere le persone. Là ci sono andato, sì, io vengo da là. Allora, adesso possiamo usare la barchetta. Quindi, riusciamo ad attraversare il dirupo? Cioè, l'obiettivo era quello, no? Attraversare sto pezzo di dirupo. Credo. Spero. Non potevamo farlo prima. No. Ah, lì c'è quella anche. Fammi finire la quest che c'è qua. Se è una quest. Ah, no. È il mangiamorte. Un'altra. Mangia Carmelita, anime, è cos'è? vicino. Se una roccia si muove, sarò pronto. Oh no.
Quelle non sono rocce. No, io devo andare anche lì. Ascolta, non rompere le palle, dai. Prima ti levi, meglio stiamo tutti quanti. Volevo quel pezzo là, che tra l'altro non mi sembra essere un combattimento. E questo? È un Sassorok? Magari si nasconde, no? Ha un odore particolare. Saliva. Prego? È la saliva di un predatore. E brilla. Atreus? Seguiamo la saliva luminosa. Troviamo il Drekkie. Bene. Beh, Drekkie? È ovvio. Premi per attivare la traccia. Ok, dai. Boh. Cioè, non perché ci ha messo così tanto? È inquietante. Puoi salire lì, Kratos? No? E quelli come li cosiamo? Anche perché c'hanno un... hanno un coso dietro per ricaricarsi. Quindi non li ammazziamo. Dovrei salire lì sopra se fosse possibile. C'è un modo, devo fare il giro. Qua continua la saliva, aspetta. Ah no. No. Ah, Skira. Prende, si passa dal di là. Non so se sto seguendo qualcosa di particolare, eh. Ancora. Ma anche qua? Aspetta. Ma lui non lo colpisce? State pronti. Ah, ho preso fuoco. Quindi anche il drago colpisce. Non mangia anime. Così si fa. Ma col drago in mezzo? Ma scusa, eh? Ma in quanti siamo a combattere qua? Apri la boccuccia. Va bene. Come tutto. Cacchio di Atreus. Non dovevo colpirlo lì. Ok. 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 L'antico è stordito, è il tuo. Sì, 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 fa lo stesso. Adesso vediamo se riusciamo a fare qualcosa. Dovrebbe dropparmi dei pezzi, no? Se faccio con R2, no? No, mi sa di no. Mi ricordavo diversamente. Aspetta, aspetta, va. Non credo di fargli qualcosa. Non sto neanche recuperando vita. Cos'è qua? C'era qualcosa per terra. Ok. Ok. Non è morto? È finita. Cioè, ha raccontato il mangia anime. Ah, dobbiamo seguirlo. Ve lo ricordi, la veliera di Volunder. Il mangia. Ma quello è in un anello. Esatto. Ha creato i mangia anime. A proposito, che è successo a quel fastidioso rompipalle? L'ho prestato a Sindri, dice di averlo perso. Ah, perso. Ah, qua mi ricordo. Non ho, scusa, non ho seguito. Cos'è che ha detto? Cos'è che aveva detto, raga? Ha detto qualcosa? Sindri prestato? Perso? Chi? Anello? A sto robo, ma hanno detto che è diviso in tre.
E il terzo dove do sta? A parte quei robi che esplodono. Come faccio a salire lì sopra? Non mi torna un pezzo. Oh, ciao. Tra l'altro non, non capisco. Devo continuare a seguire la saliva. Ah. Ok. Ma forse là sopra. Il problema è come ci arrivo lì sopra. Perché là c'è un pezzo, c'è uno scudo da togliere però. Quindi bisogna passare da un'altra parte. O di giorno a sto punto. Qua si chiude. Calcolando che comunque mi serve una barca. Tanto io qua non è che faccio molto, eh. Mi servirebbe una barca da questa parte. Provo a riprendere quell'altra. Per venire in qua. Tanto non mi sembra che posso fare altro. Buh. Sto capendo un cacchio di sta zona. Io voglio andare a salvare Birgir. Mi sono impellegrato in tutto. Ovunque sono. Ah, guarda, infatti. Puoi sgridarmi se vuoi. Per la mia fuga. Sì, tre mesi dopo. Cosa servirebbe? Ti sentiresti meglio? No. Non funziona così. Ti sei fidato di me e mi hai nascosto le tue preoccupazioni. È una ferita ancora aperta. Scusa. Qua c'è un mini coso. È colpa mia. È una battaglia invece. Doppia. Ok. Posso buttarli in acqua? Aia, cacchio. Aspetta, 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 aspetta. Allora, non posso buttarli in acqua, non sembra. Posso ghiacciarli? Ah no, ma non c'è l'acqua, c'è cioè un terreno. Merda. No, perché infatti stavo pensando, l'arena è piccolina, non credo che ci sia un combattimento. Preso in pieno. Oh 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 oh. Buono, uno è andato. Ancora uno! Il problema è lui. Che è più forte. E non posso buttarlo giù. Non posso, non potendo buttarle giù è tosta. Finito? Fatto, occhio. Quando fa sto robino non mi interessa troppo in realtà. È un problema poi quando lo fa esplodere però. Quello è un altro discorso. Vai. Occhio Atreus. Siamo così. E te tra l'altro si scordisce. Cacchio, e muori. Oh, sti qua sono tostini, più che altro perché non puoi ribaltarli. Cioè, sono difficili da destabilizzare. Mappa del segreto. Oh, che palle. Sono difficili da destabilizzare quei robi. Ok. Fortuna che ho detto niente battaglia qua. Voglio. Subito. Va bene. Vediamo un po'. Qua è rimasto. Ragazzi, qualcosa? Sbaglio o ho la sensazione che tu abbia conosciuto la figlia di Thor? Forse. Sì, Trude è una grande. Cosa vuol Il dire? Giorno vuole diventare una valchiria e se lo meriterebbe. Che sensazione è? Le ho raccontato delle valchirie che abbiamo affrontato, ma non so se ci abbia creduto. Quando ho provato a raccontarle di suo nonno, poi non è andata benissimo. La famiglia può essere il tasto dolente di chiunque. Alcuni scoprono la verità nel modo peggiore. Dove sto andando?
What the fuck? Con i fiumi in piena potremmo raggiungere altre zone del cratere. Dove c'era l'orco? Io devo andare a salvare Birgir. Dove cacchio sono finito? Ma io qua mi ricordo. Qua siamo arrivati contro gli orchi. Sì, no, qua io l'ho fatto. E cosa c'avevo? La barca? Ah sì, beh, qua sopra io ce l'avevo già la barca. Ah, non mi serve a niente. Cioè, è un punto di collegamento tra il pezzo di là e il pezzo di qua. Ma io con la barca, ragazzi, qua non ci faccio niente. È Trud, quel qualcuno che ti piace? Non Trud? Credo. No, nel senso, non mi riferivo a nessuno in particolare. E, ecco, Trud piace a Skjoldr. Ma a lei interessa solo diventare una valchiria. Si impegna. Sai, classica donna che pensa alla carriera. Va bene, ma sappi che no, è Angerdrob. È lei, no? Suppongo. Vabbè, sì, comunque di là in realtà mi manca ancora un pezzo che è di fianco alla diga. Ed è uno scrigno, dietro una porta, l'avevamo visto. Il problema è che non riesco, ho fatto il giro e tutto, ma non riesco a capire come arrivarci. Una brava madre. In tutta franchezza è proprio così. In una cultura dissoluta come quella degli Aesir, il concetto di femminilità è da ricercare in guerriere e bevitrici accanite. Che fosse nella lotta brutale contro i nemici o durante la crescita anch'essa brutale dei loro figli, lei e Thor non erano mai sobri. Sai okay. Cosa? Finiremo più tardi. Vabbè. E appunto mi manca un pezzettino di quel coso là per lo scrigno, ma non capisco come andarlo a prendere. Dove sto finendo? Io questa zona me la ricordo. Non l'avevamo vista di notte, però insomma me la ricordo. Come ci sono finito qua? Come cacchio ci sono finito qua con la barca? Mimir, ad Asgard ho visto Dino con alcuni nuovi Ainerir. Sembravano senza ragione. Poi ha lanciato un incantesimo e ha restituito loro l'identità. Già, era un suo vizio, anche quando erano confinati nel Valhalla. Credo che restituire loro dei ricordi fosse un ulteriore modo per ingannare la morte in ogni non modo possibile. Sì, quando gli ha fatto le ha... Scendiamo laggiù, dovremo combattere. Quel Drekhi non ci lascerà passare così facilmente. Ho sbagliato. Merda. Abbiamo affrontato le Valchirie. Che sarà mai un Drekhi? Benissimo. Possiamo fare una piccola visita al laghetto. Ma sono in due o è da solo? C'è un corvo là, c'è un brutto maledetto. Aia. Cioè, fammi capire un attimo quello. Perché se è da solo, scusa, qual è il senso? Sei buono? Io no, veramente non riesco a capire perché... Bello però questo fluorescente. Non riesco a capire perché per alcuni mi dice stai attento, occhio alla battaglia, eccetera. Per altri se ne sbatte completamente. Una porta qua. Una roba. Sto. Devi ricordarti con chi stai parlando, amico mio. E devi mangiare di carne. Prima di parlare con tuo padre. In questo modo. Da diffidente. Allora, aspetta. Perché non esplode quella roba? Raga, perché quelle lance non esplodono? Non so, sono tre ore che cerco di farle esplodere. Oh oh. Fratello.
No, ammazzato. Ok, a posto. No, niente. No, cioè, volevo fare esplodere le lance. Cacchio, ho perso tre quarti di vita solo per quelle. È ora di farsi un bel riposino, amico mio. Vieni qua. Cacchio di veleno maledetto. Vuole. Anche lui mi sa che morirà male, vero? Stavolta era da solo, ma è un po' più debole, è un po' più forte degli altri quando sono in coppia. E via, Zack, aperto. Sapete, ciao belli. Quei bei draghi di Midgard. Draghi di Midgard. Quale draghi di Midgard? Quelli che erano trasformati? 40? 41. Oh, salve. Cos'è? Il calice? Per poter di nuovo bere. Beh, almeno nel Folkvanger. Ora posso incontrare il mio amico e scusarmi. Prima ci devi una storia. Ero nella sala dell'idromel. C'era Thor. Stava bevendo con una persona molto strana. Una creatura che non avevo mai visto prima. Feia? Aveva un grande barile di idromel che non si esauriva mai. Che stavano facendo? Penso che si stessero stronzando. Davano da bere a chiunque, facevano confusione. Erano tutti quanti parecchio alticci. Ma quel giorno Thor... Lui era sicuramente il più sbronzo di tutti. Vabbè. Cioè, mi dà quella sensazione del tipo... Thor ha sempre amato fare baldoria con compagnie discutibili, ma non ho mai sentito parlare di questa creatura. Queste informazioni non ci sono d'aiuto, temo. Beh, sappiamo una cosa. Quando la valle fu distrutta, Thor era sbronzo marcio. C'è ancora molto che non sappiamo. E ancora non è chiaro se tua madre fosse coinvolta. Cioè, praticamente mi dà la sensazione di Thor era ubriaco e ha fatto disastri. C'è un po' tipo... Sì, sì, no, ciao babbo, vado a far serata. Audino questo. Ciao babbo, vado a far serata. Mi raccomando, non far casino. No, è tranquillo. Fulmine ghiacciato in mezzo alla valle. Guerra più totale. Qua ci ricolleghiamo. Quella era la parte chiusa. Yes. State zitti voi, chiunque siate. Allora. Oh! Arriva il drago! Aspetta un attimo, forse è questa la parte per andare in là? Peccato che non sia come i draghi di... Leva. Quelli erano nani molto colti che furono trasformati in draghi. Esatto. Esatto. Allora, non è che tipo... Sfruttando la notte possiamo alzare porte che poi di giorno possiamo utilizzare? Potrebbe essere il senso? No, perché... Cogiuda. Chi è? Vale la guardia del giuramento. Chi è? Dov'è? Dov'è? Porco cane! No, raga, questo non si ferma. Questo è un altro di quelli che non si ferma, non ne vuole sapere. Qua prendo schiaffi. Qua prendo schiaffi. Oh, che rosso! Quanto carica! Quanto cacchio è stato a caricare? Maledetto, m'ha fregato. Sì, ma che cacchio, c'ha 32 combo. E adesso capisco tutto, ma anche con calma, eh. Guarda, guarda, guarda. Da sotto! Questo mi prende. Guarda che adesso ce l'ho. Tutto a posto. Ah, mi toglie la roba se mi colpisce. Se mi colpisce mentre sono in... Merda.
Guardalo, 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 mentre tira su. Kratos. Oh, gli ho tolto il robo. Vabbè, sei morto. Cioè, vabbè che appunto il fatto che glielo togli alla fine non serve a niente, quindi non è proprio per la finishing. La dignità. No, non è vero. Odino usava i viandanti per trovare una via verso Jotunheim. Ma fammi. Per fortuna. E pare che abbiano vagato per tutto il creato con questo scopo. A ogni modo, credo fosse l'ultimo degli assassini. Forse dovremmo dirlo a Birger. Benissimo. Sarebbe interessante. Dobbiamo fare una piccola visita al laghetto. Sarebbe interessante andare a dire a Birger. Un sacco di quei cristalli. Facciamo una visita al laghetto? Dopo, dopo. Cioè, tipo, è talmente inutile averlo alla fine quel robo che appunto è proprio una finishing, però... Cioè, cacchio, c'hanno 32 combo quei robi. Sono proprio... sono tosti. Oh, forse ci siamo. Fa ridere il fatto che sia alle strette e popolare. Ah, eccolo, loro le cremesi. Perfetto, un'altra battaglia contro un drago. Ok. Quindi quell'altro sparava ghiaccio e lui sparava fiamme. Posso raccogliere soldi? Aia. Niente soldi, va bene. Non c'ho gli attacchi, cacchio. Ho fatto una battaglia dietro l'altra. Non è il massimo. Non è il massimo. Aia. È come quell'altro. È uguale. Aspetta che mo li tolgo un po' di vita. Con questo. E stordiscilo, cacchio. Dov'è? Padre, attento! Non lo vedo. Adesso lo vedo. Morirò. Merda. Se non puoi aiutarmi. Questo è un bel casino. Che palle. C'aveva la barra bianca sotto che le faceva da. Vabbè, niente. Era quello che volevo far prima. Togliergli i più danni possibili con con l'esplosione della barra sotto. Perché tipo contro alcuni nemici la barra sotto quando la porti al massimo. Bello, si è rotto tutto. Quando la porti al massimo praticamente gli fai un botto di danno. Colpisci i punti deboli con gli attacchi a distanza. Ha dei punti deboli? In che senso? Non mi chiedete niente perché non so che cosa è successo. Merda. Merda. Va bene, però gli fa danno. No, la lancia. Vabbè, fa lo stesso. In realtà va bene anche la lancia. Spero di sì. Non riesco a beccarla alla gola. Ma sta roba della lancia è incredibile. Non so se potevo farlo con quella. Aia. Con quell'altro. Dai, buono. Vieni qua. Aspetta che c'ho anche lui. Ok. Perché c'è le frecce soniche? Vabbè, fa lo stesso. Dai, anche questo. Grazie. Buono. Buono. E sei morto. Molto più facile di quell'altro. Non so se il motivo è che potevo tirare. Non so se il motivo è che potevo tirarlo giù con la lancia.
E comunque lui è bene o male di quest, cioè nel senso deve. Ora dobbiamo trovare Birger. Devi ammazzarlo per trovare Birger, appunto. Quindi magari è più facile di quell'altro, boh. Che sì? Quando li ho rotti qui cosa? Non lo so. Questo cos'è? È un Dai, vieni dentro. Poverino, lo sta negando. Non te ne mancano due? Uno? Preso. Uno. Sono tornato. Non badate a me, so che non mi volete intorno. Non l'ho mai detto. Non è necessario. Il capo mi manda fuori spesso e io so perché. Sono insopportabile. Ecco perché mi odiate. Non sei il mio amico. Sei irrilevante. Un estraneo. Bene. Voi non mi odiate? Mi sei piuttosto indifferente. Ecco. Questo è un sollievo, credo. Cioè, sì, anche per me siete un estraneo. Perché dovrebbe importarmi ciò che pensate? Ora hai capito. Ottimo, Mastro Kratos. Sono felice che ora nessuno di noi importi dell'altro. Addio. Boh. Non so se quella fosse la migliore lezione. No, effettivamente. Ma che ne posso sapere io? No, no, te lo dico io. Non credo sia proprio il massimo. Cioè, nel senso, detta così poi con il tono Kratos, no? È un po' tipo dire. Non è un mezzo insulto, però è triste. Sono qui. Oh, bello mio. Sono 6 anni che ti cerco. Grazie. No, grazie a te. Ci hai salvato sulla nave. Vero, padre? È stata una follia. Ma apprezzata. Qui vicino c'è un passaggio mistico. Ma non ho pietre. Noi sì. Assurdo che non sia sopravvissuto alla caduta. Come hai fatto? Rotolando. Verso sud. Ci si vede. Mamma mia. Birger, Birger, Birger. Ehi. Che cacchio di occhio c'ho? Incredibile. Sono potentissimo. No, quello è Brock, non c'entra niente. Grazie. L'occhio chiaramente era per dire che non li ho neanche visti quando sono, sono spawnati, eh. Fiamme ghiacciata per coso? Questo è per la quest. Il cervo dell'inverno. Inverno. Sembra affamato. Andiamo, torna indietro con me. Non mi interessa quanta fame hai. Allora. Altro cristallo per il lago. Cosa ci manca qua? I cervi. C'è quella lapide di Berserker. Oh, il merda. Scusa, non volevo. Però nel senso, godo. Ok, e ci manca il Berserker. Devo raggiungere il sopra là. Mentre ero in giro con Odino, i suoi corvi ci hanno portato a Svartalfheim e ho rivisto Durlin. Stava cercando di fare il suo lavoro. Abbiamo finto di non conoscerci. O almeno credo stesse fingendo. Il fatto è che Odino sembrava non sapere nulla del fatto che Durlin ci ha aiutato a trovare Tyr. Ma che aria è quella, raga? Non ci arrivo. È da sopra. Perché avevano detto che era da 3 quella, no? Mimir ha detto, no, quella per esplodere è un pezzo da 3. Quindi sicuramente non posso farci nulla. Cioè posso impiantargli delle frecce, ma... Per ora non ci faccio niente. Io devo trovare un modo per arrivare lì sopra. Che ci sono loro che rompono le palle. E quindi abbiamo detto, ci mancano i cervi. Ci mancano il Berserker. Qua c'era il combattimento. C'è niente? Ci mancano i cervi, ci manca il Berserker. E
Qualche favore sicuro. Posso anche andare lì su. Cioè, quello è dall'altra parte di dove eravamo arrivati. E quel pezzo lì da capire come cacchio fare. Per salire qui. Perché da qui non si va. Oh, ciao. Sentivo qualcosa, infatti. Qua dal drago. Ok. Comunque sto cercando tutto in giro, ma non trovo niente. Fratello, non ami gli enigmi, eh? No. Solo perché non ne hai sentiti di belli. Tipo, da giovane sono alta, da vecchia sono bassa. Cosa? Una candela. Sì, lo conoscevi già. Potentissimo. No. Oh. Beh, ti è piaciuto? No. Ascolta, no, stavo pensando. Possiamo cos'è Birgir e cos'è i cervi. 1, 2, 3, me ne manca uno e in più devo provare a cambiare il tempo qua per vedere adesso che abbiamo la diga di giorno che cosa succede. Allora, proviamo un attimino a vedere sta roba. Come faccio con i loro? Cosa devo fare? Perché sicuramente... Cioè, ho paura che andando qua succede roba. Guarda che è per la quest. Questo non mi serve più. Forse ci rivedremo. Ah no, va lui da solo? E in circostanze diverse, magari. Va lui da solo. Ottimo. Come lo porto il cervo? Che Birgir è in salvo, possiamo andarcene. O esplorare un altro po', se vuoi. Non so, il cervo non lo porto in salvo. Ok, ho capito. Allora, provo a cambiare un attimo il tempo. Il problema appunto è che non posso farlo qua. Io volevo cambiare da lì, ma non posso salire. A quanto pare. Quindi dobbiamo provare da un'altra parte. Posso andare Atreus, da qualche altra parte da qua? Ho rivisto Durlin. Dopo che abbiamo forgiato la lancia è apparso Odino. Con lui. Con lui c'era Durlin. Lo minacciava. Sembrava sapere tutto. Ma se Odino non era al corrente, allora mentre noi due fingevamo di non conoscerci, lui fingeva di non accorgersene. Wow. È davvero bravo a mentire. Beh, stupido non è. Poco ma sicuro. Qua non vado, vero? E se ci fosse stato Heimdall? Mimir. Con lui? Prima parlavi di come Thor e Sif allevarono Magni e Modi. E hai detto che la loro crescita è stata brutale. Che significa? Ah, qua oh, non sono andato. So che non hai avuto un'infanzia facile, ma non ti immagini quanto possa essere ancora peggiore. Si cammina, la storia attenderà. Lo stai dicendo davanti a Kratos, eh? Un altro ammasso rimosso da queste terre, eh? Abbiamo. Io voglio arrivare là. Cristallo. Facciamo una capatina al lago? Perché quello non lo... No, quello è... C'era il coso, il bambino. Cana di droga. Oh, cacchio. È veloce. C'è un'odiosa. Questo è un problema. Spero non lo diventi troppo. Tieni. La vedo parecchio arrabbiata. Tieni. Questo, grazie. Ok. Occhio al gigantone lì. Così almeno recupero un pelo. Permesso. Permesso. Permesso? C'è troppa vita, ciao. Cacchio. È buona. No, con la lancia, Kratos. Vai a fuoco, Kratos. Passerà. Vedete che non credo di aver mai provato
a stunnarla. Non ho mai provato a parare i suoi colpi. È buona. Non mi piacciono quei colpi, lo sai, te l'ho già detto. Te l'ho già detto tante volte. No. Aia, era rosso? Dai, buona. Aspetta. Mi sa che ci siamo. First try, baby. Così si chiamava. Herpa. Sto cercando di ricordare chi l'avesse fatta incazzare. Non importa. Ah no? È morta. Se rimane solo la rabbia, le motivazioni sono irrilevanti. Buono. Lì c'è il tesoro, raga. Quello è da recuperare. Ritornando lì. Perché andavo. Cioè. Infatti prima quando ho liberato il cosino. E poi ho preso il tesoro. Ho detto cacchio, aspetta, ma non è che l'ho saltato da qualche altra parte? Sì. L'avevo saltato. Si può atterrare qua? Ma non capisco neanche dove devo andare. Ehi, aspetta. Ehi, ma sono dove devo essere? È un altro. No, è un altro questo. È un altro. Cioè, sì, sono dove dovrei essere, ma è un altro pezzo. Era di là quello che cercavo io. Vedi, questo non l'avevo recuperato, cacchio. Vabbè. E no, è buono perché comunque appunto qua possa cambiare e vediamo di là se succede qualcosa. C'è il cervo comunque. È lui? No, non è lui, non è il nostro.